L'acqua è un bene prezioso e mai come ora è importante esserne consapevoli. Trovare metodi alternativi come un'irrigazione sostenibile in agricoltura è quanto si è discusso venerdì pomeriggio nella sala del Consiglio Comunale di Montelabate, dove tra gli invitati era presente anche una docente dell'Università Politecnica di Ancona. L'agricoltura può fare la sua parte e soprattutto cercare di utilizzare l'acqua in maniera più possibile ottimale e attraverso ad esempio noi stiamo facendo proprio all'interno dell'Università Politecnica delle Marche degli studi che riguardano praticamente la riduzione dell'acqua su determinate colture e verificare dal punto di vista produttivo, qualitativo e nutrizionale come le risposte da parte della pianta. Questo innovativo impianto di irrigazione è presente in alcuni terreni di aziende agricole del comune di Montelabate. Stiamo adesso in questo momento elaborando i dati che abbiamo preso nell'arco di questi anni, soprattutto dati a livello quindi di queste aziende agricole che sono produttori di pesche, che anche in questo caso ci sono differenti diciamo, regimi idrici e siamo in via di elaborazione e a breve ci saranno. Quindi la specificità di questo procedimento rispetto agli altri qual è? Il risultato finale è quello di cercare di testimoniare attraverso i risultati che una riduzione d'acqua nei confronti quindi del pesco non va a influire negativamente, anzi in alcuni casi c'è un aumento della qualità, quindi dal punto di vista ad esempio del contenuto solido solubile presente nelle pesche, quindi un maggior contenuto zuccherino che assolutamente da parte dei consumatori è ben apprezzato. Rende felici un po' tutti, rende felici i consumatori ma anche i produttori in quanto va a valorizzare la pesca, il prodotto finale.